Dopo una lunga caduta, i nostri amici si ritrovano in una grotta. Sorpresi, notano che in una roccia è infilata una meravigliosa e lucente spada. E quella che cos'è? È la spada di Milarca. Non sapevo ci si arrivasse anche dalla miniera. Milarca è un genio della luce, vittima di un terribile incantesimo. Anni fa una strega la mise in questa spada per impedirle di rivedere il suo amato, che rinchiuse nello specchio della matrigna. Milarca tentò più volte di eludere l'incantesimo e di raggiungere lo specchio, impossessandosi del corpo di Biancaneve. Sei proprio tu, Milarca? Sì, e sono io che vi ho attirati qui attraverso la sacra spada di Gobi. Perché hai voluto che venissimo qua giù? Perché avverto una forza negativa, una nebbia violacea che sta invadendo la foresta. Hai detto una nebbia violacea? È un terribile spirito maligno, erano secoli che non avvertivo una forza simile. Soltanto una grande dimostrazione di amore, coraggio e sincera amicizia potrebbe annientare il suo furore. Noi siamo pronti, dici cosa dobbiamo fare. Questo proprio non lo so, mi dispiace. Questo non ci vuole. Posso solo dirvi che dovete fuggire. Cercherò di fermare i goblin, così avrete un po' di vantaggio. Non puoi fermare. È troppo rischioso. Non preoccupatevi, io starò con lei. E la difenderò con la mia potente spada. Ma, Gob... Sarebbe inutile. Come pensi di riuscire a tenerli a bada da solo? Dimentichi che io sono il loro principe e mi ritengo responsabile per tutto ciò che è successo. Un attimo di silenzio. Mi è venuta in mente una cosa. Che cosa starà facendo quel buono a nulla? E tu, svegliati! Mi auguro per te di riuscire nella tua impresa. Io voglio il corpo di quella mucciosa il più presto possibile. Avanti, dotto, di che si tratta? Racconta! Mi sono ricordato un fatto successo 3 secoli fa. Come sarebbe a dire? Allora eri già nato. A quei tempi, alla fine del viaggio educativo, ogni nano doveva donare il suo medaglione contenente le 3 gioie al millenario albero della saggezza situato sulle sponde del lago Sofia. Dunque, ero appunto diretto lì con il mio medaglione quando, lungo il cammino, seppi che il paese dei goblin era stato invaso da una strana nebbia violacea che stava seminando il panico, e così scelsi una via alternativa attraverso la foresta per evitare il pericolo, quando all'improvviso... Corsi in aiuto di quel ragazzo quando accadde un miracolo. Un forte calore si sprigionò dal mio medaglione. Quella forza fu così potente che sconfisse lo spirito maligno. Ma purtroppo tu adesso non ce l'hai più, non è vero? La solita iella. Chi lo sa, se riuscissimo a scoprire il segreto del suo potere, potremmo costruirne uno noi. Sì, certo, dottor Raggio. Sembra di aver sentito un rumore. Che diavoli! Non devono sfuggirci! Saranno da queste parti! Oh no, devono essere i goblin! Principe Goblin! Vedi quella cascata? Attraversatela e poi conficca la spada in una roccia. La mia spada? Combinando la sua forza con i miei poteri, cercherò di congelare la cascata. Così i goblin rimarranno intrappolati. Va bene, farò come hai detto. Svelti, sbrighiamoci. Sì, sì, subito. Non preoccuparti per me, andrà tutto bene. Corri! Ecco, adesso... Sfruttando al massimo le sue forze ormai debolissime, Milarca, con l'aiuto dei poteri della spada di Gobi, riesce a gelare la cascata e a dare a Biancaneve e ai nani la possibilità di fuggire.
mentre i goblin sono intrappolati all'interno della grotta. Dobbiamo correre e cercare di allontanarci il più possibile. Voi andate, io devo tornare a casa. Ma sei impazzito per caso, non puoi andare. Che ti succede? Hai paura? No, non ho paura, voglio tornare a casa a prendere. A prendere cosa? Il mio medaglione. Sì, e come mai ce l'hai ancora? È stato faticoso trovare le tre gioie durante il viaggio, così volevo tenermelo per ricordo. Dimmi dove lo hai messo, andrò io a prenderlo. No, senti, Gobi, tu hai già fatto fin troppo, adesso devi lasciar fare a me. Ti ho già detto che mi sono assunto la responsabilità di tutta questa storia. Non te lo permetterò, non ce la puoi fare da solo. Questo lo dici tu, io vado alla casetta nel bosco. No, aspetta! Fermatevi! Aspettate! Tutto. Tranquilli, se la caveranno. Su, andiamo. Sì, sì. Sento il loro odore, non sono lontani. Venite fuori, dove vi siete nascosti? Che cos'è? No, ferma! Non ti devi avvicinare a quella spada! Te lo ricordi, Memole? È il principe Gobi. Gobi. Non guardare! Chiudi immediatamente gli occhi! Dove credi di andare? Tanto sono il più veloce. Ti sbagli, amico. Quando arriverai tu, io starò già tornando. Sì, vuoi la guerra? Allora ti faccio vedere io, Cosa? Aspettami! Sei una gran seccatrice, Milarca! Odio essere disturbato! Non mi arrendo facilmente. Forza della luce! Ma di cosa ti impicci? Questi non sono affari tuoi. Il mio futuro dipende dalla salvezza di Biancaneve. Nessuno le farà del male. E adesso vattene, torna da dove sei venuto. Me la pagherai. La piccola Milarca sarà in grado di ostacolare l'orrenda forza maligna di Ron? Chissà se Biancaneve e i suoi piccoli amici riusciranno a mettersi in salvo. Scappa più lontano che puoi! Salvati, Biancaneve! Intanto i poteri maligni di Ronny stanno lentamente distruggendo la foresta all'insaputa dei nani. Oh, molto bravo! Vedo che stai facendo proprio un ottimo lavoro! Ora non devi far altro che consegnarmi il corpo di Biancaneve. È inutile, Robby, tanto non vi lascerò uscire di qui. Questo è ancora da vedere. Oh no, Milark! Qualcosa non va? Non lo so, ho sentito Milarca che urlava. Ma com'è possibile? Oh, senti, dobbiamo raggiungere la vetta al più presto. Non c'è tempo da perdere. Io l'ho sentita. Sto perdendo le mie forze. Scappa, Biancaneve. Devi salvarti! Scappa, ti prego! La potenza di Ronny ha sopraffatto Milarca e la cascata riprende vita liberando l'entrata della grotta. Ehi, che cosa ti prende? Non lo so, ma qui c'è qualcosa che non quadra.
Vedi quei mucchi di foglie secche lì sul prato? E allora? Quelle sono le tipiche trappole dei goblin. Davvero? Beh, è semplice. Se lì sotto ci sono le trappole, basterà camminare sull'erba. Sei uno sciocco, visto che ci saresti cascato, perché le trappole le mettono anche sotto il manto erboso. Bravo, volevo vedere se eri pronto. Ehi, ma dove vai? Piano, aspettami, cucciolo! Attento a dove metti i piedi. Sì, va bene. Opla! Visto, è un gioco da ragazzi. Opla! Ah! Cucciolo! Possibile che tu non riesca mai ad essere serio? Vienimi dietro. Opla! Oh no, Gobi! Intanto Mamula e i goblin sono usciti dalla grotta e si mettono di nuovo sulle tracce di Biancaneve. Oh, Gobi! Nemole, dove vai? Resisti, Gobi! Lasciami, molla la presa o finirai per cadere dentro anche tu! Dai, cerca un appiglio! Lasciami, cucciolo! Non ce la farai mai! Ho detto lasciami, hai sentito? Certo, ci sento benissimo! No, attento, cucciolo! Non sento più Milarca, chissà cosa le è successo. Speriamo che cucciolo e Gobi stiano bene. Come va? Tutto bene? Guarda, Dotto, i goblin sono usciti dalla grotta. Dei nani e catturiamo Biancaneve! Evviva! Coraggio, ragazzi, andiamo, un ultimo sforzo! Venite! Su, corri a prendere il medaglione, non essere cocciuto! Sta zitto almeno, sto perdendo tempo prezioso a causa tua! Che cosa hai detto? Lo sapevo, la prima impressione è sempre quella giusta! Tu sei veramente un buon a nulla e non sai farti rispettare dai tuoi sudditi. Ripetilo. Sei solo un codardo, ecco quello che sei. Te la fai sotto di fronte al pericolo. Di un'altra parola e giuro che ti concio per le feste. Ne sei convinto? Dai, fammi un po' vedere. Ora vieni fuori di lì e comportati da uomo. Adesso te le suono. Hai visto quanta forza riesci a tirar fuori quando sei arrabbiato? Io ti distruggo. Ma sistemeremo la questione più tardi. Adesso abbiamo un lavoro più importante da fare. Ben detto, parole sante, amico. Bene, andiamo. Cavoli, adesso da dove entriamo? Seguimi. Di qua. Perfetto. Gobi! Memole? Memole, sei no, di nuovo... No, fermo, lascia fare a me. Tu va a prendere il medaglione. Oh? Purtroppo non possiamo fidarci. Memole può leggere nel pensiero. Va prima che sia troppo tardi. Su, corri, fai in fretta. Gobi! Ciao, Memole. Ciao, Gobi. Attento, Gobi! Svelto, muoviti, prendi il medaglione! Corri, ho detto! Cosa fai ancora lì? D'accordo, vado subito.
Oh no, che disastro! Oh mamma mia, ora ci raggiungeranno di sicuro! Eccoli lassù, presto catturiamoli! Sì, andiamo! Siamo proprio nei guai. Oh. Bravo, Latte, ottima idea! Dai! Coraggio, ancora un piccolo sforzo! Ci siete quasi bravi, manco sono io! Ci siamo! Bravi amici, grazie alla vostra idea ce l'abbiamo fatta! Sono passati! Resisti, amico! Tornerò fra un attimo! Oh no, e adesso come lo tiro fuori? Eccolo! Per fortuna è ancora lì! Non riesco a prenderlo! Torna in te, Memole. Su, avanti, dammi quel pugnale. Memole, svegliati. Guarda, sono io, Gobi. Lasciami andare, ti ho detto lasciami andare. Svegliati. Per favore, svegliati. Io non voglio farti male. Cos'hai? Va tutto bene? Mi fa un po' male la caviglia. Gobi. Sì, eccomi. Sono io, tesoro. Mi riconosci finalmente. Aiutami, Gobi. No, fermati, prego, non farlo. Cosa succede, Gobi? Su, avanti, tu spostati! Basta, ti prego, torna in te! E tu chi saresti? Ora lo vedrai da solo! No! Oh no, Gobi! Sbrigati, cucciolo! Ora ci provo! Forza, pensaci tu! Distruggilo! Basta! Fermatelo! Vi scongiuro! Guardate quella luce laggiù! Che cosa starà succedendo? Sì, riconosco quella luce proprio come 300 anni fa. Ma allora forse... Così, grazie al medaglione di cucciolo, il malvagio Ronnie è stato sconfitto. Ma i nani e Biancaneve purtroppo non sono ancora al sicuro. Mamula e i goblin infatti sono sulle loro tracce e la perfida matrigna sta aspettando la sua vittima.